noi siamo del comitato genitori della scuola Ugo Foscolo elementare di Mira e siamo qui per dare ancora un segnale sul fatto che noi non ci rassegniamo ad avere le scuole sporche e che pretendiamo che i diritti dei nostri bambini vengano rispettati, così sono rispettati nelle scuole di tutta Italia. E pretendiamo più fondi per risolvere questo problema. I bambini attualmente vivono per settimane intere senza che banchi e bagni e pavimenti siano stati puliti. Le ditte appaltatrici chi sono? Attualmente la Manuta in Coppa. Contratto scadrà nel 2017, quindi capisce che la strada è lunga. Fino a giugno non so cosa ha fatto sì che il problema rimanesse contenuto. E invece direi che adesso siamo proprio in difficoltà.